L'influenza non va sottovalutata. È una malattia che può provocare complicazioni anche gravi, che richiedono ospedalizzazione ed in alcuni casi può anche portare al decesso. Nei paesi industrializzati rappresenta la terza causa di morte per malattie infettive e può essere particolarmente pericolosa per le persone anziane e per quelle con malattie croniche. Eppure oggi esiste la possibilità di prevenire in modo efficace l'epidemia grazie al vaccino anti-influenzale messo a disposizione dall'azienda USL. È una vaccinazione che l'azienda USL offre gratuitamente alla popolazione al di sopra dei 65 anni, alla popolazione con patologie croniche e ai bambini che hanno problemi sempre di patologie particolari. È particolarmente importante vaccinarsi perché l'influenza è una patologia che per alcune categorie di persone può portare anche a conseguenze molto gravi, che vanno dal ricovero ospedaliero fino al decesso. A Parma e provincia, lo scorso anno, sono state vaccinate 59.755 persone, lo 0,3% in più rispetto alla campagna dell'anno precedente. In particolare si segnala la buona percentuale di operatori AUSL vaccinati, il 32,8%, dato superiore alla media regionale che si attesta al 29,6%. La stagione epidemica 2017-2018 è stata ad intensità alta, caratterizzata da un avvio anticipato e da un picco massimo registrato nella seconda settimana del 2018. In Emilia-Romagna si sono ammalate circa 681.000 persone. Si sono registrati 135 casi gravi, di cui 15 a Parma, e 48 decessi, due dei quali sempre a Parma. Per la maggior parte questi casi gravi sono stati riferiti a persone che non avevano fatto la vaccinazione anti-influenzale e a persone anziane o a persone con pregresse patologie croniche. È in corso la campagna di vaccinazione antinfluenzale dell'AUSL di Parma. Lei fa il vaccino quest'anno? E probabilmente sì. Sa che è gratuita? Sì, quello sì. Farà il vaccino quest'anno? No, perché se si comincia bisognerebbe farlo sempre, dicono, non lo so. Io non l'ho mai fatto, quest'anno lo faccio. I medici dei trapianti mi hanno detto di farlo. Da 25 anni che lo faccio. E lo consiglia? Sì, senz'altro. Io sto bene. Sì, certo, l'ho sempre fatto e mi ha sempre fatto bene, l'ho trovato utile, ho schivato le influenze. Sì, lo faccio. Lo sa che è gratuito? Lo so. L'ho sempre fatto. Sa che c'è anche la vaccinazione antipneumococcica? Te faccio anche quella, perché a una certa età è bene proteggersi. Non lo faccio perché non ne sento il bisogno, sono pro soprattutto per le fasce più deboli, per gli anziani e per i bambini a rischio. No, io non l'ho mai fatto perché di solito mi ammalo poco, però lo consiglio vivamente, tipo i miei genitori che sono anziani, perché hanno dei problemi già di per sé, quindi assolutamente sì, loro lo fanno, assolutamente sì. La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l'influenza. È un'opportunità per tutelare la propria salute e quella di chi ci sta accanto. Per questo l'azienda USL di Parma, con la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ha attivato un'importante campagna di vaccinazione anti-influenzale, che quest'anno si avvale anche di un contributo dell'Università di Parma. Parma, nonostante una bella organizzazione sanitaria, in questo momento è all'ultimo posto come adesioni alla vaccinazione negli anziani. Io credo che meriti un aiuto attraverso campagne informative, attraverso degli spot che verranno fatti in collaborazione con l'azienda di trasporti locale e attraverso anche un numero verde che rimarrà attivo 2 mesi, che verrà gestito da noi e che servirà per dare delle informazioni, perché alcune di queste vaccinazioni hanno il problema di non essere abbastanza conosciute e alcune indicazioni devono essere meglio spiegate. La percentuale ideale copertura della vaccinazione nelle persone ultra 65 anni sarebbe del 75%, così come indicato anche dal Ministero. In realtà è una percentuale che non è attuata in nessuna parte d'Italia.
In regione abbiamo da poco superato il 50% come percentuale, 52,3. Parma invece è ancora bassa, è intorno al 44,6-45%. È una situazione che cerchiamo di migliorare anche collaborando strettamente sia con i medici di medicina generale che con le istituzioni scientifiche e l'Istituto di Igiene, proprio per mettere in atto una serie di strumenti di informazione, di formazione, di comunicazione che possano favorire un aumento della copertura. L'importanza della vaccinazione antinfluenzale non è sicuramente nel proteggersi contro il virus dell'influenza, soprattutto contro le conseguenze che può avere l'influenza, ma è molto importante anche che si proteggano gli altri, quindi non vale il discorso di dire io non mi vaccino perché tanto non faccio l'influenza, ma più persone si vaccinano più c'è protezione soprattutto per le categorie a rischio. La vaccinazione anti-influenzale è offerta gratuitamente a chi ha superato i 65 anni, anche se non è un soggetto ammalato, a tutti i malati cronici e a una serie di categorie che sarebbe lungo elencare, però diciamo i conviventi con soggetti a rischio, gli addetti alla pubblica utilità, gli operatori sanitari e così via. Questo ovviamente non vuol dire che chi non rientra in queste categorie non debba vaccinarsi, chiunque può vaccinarsi e sarebbe anche molto utile ai fini della salute di comunità. Chi non rientra nelle categorie a rischio o nelle categorie vaccinabili gratuitamente può acquistare con ricetta medica il vaccino in farmacia, poi andare dal proprio medico di famiglia che effettuerà la vaccinazione e ovviamente è una prestazione non compresa nel Servizio Sanitario Nazionale e andrà retribuita al medico vaccinante. Noi abbiamo due tipi di vaccino, uno di tipo quadrivalente, quindi due ceppi di tipo A e due ceppi di tipo B, che è per le persone che vanno dai 6 mesi ai 74 anni di età, e un secondo tipo di vaccino che è peraltro trivalente ancora per quest'anno, che però è adiuvato. Questo vaccino adiuvato viene offerto alle persone che hanno più di 75 anni oppure alle persone che hanno dei problemi di immunocompetenza, quindi sono immunodepresse, dai 65 ai 74. E per cui soprattutto per le persone anziane è più utilizzato proprio per questo motivo, perché come è noto nelle persone anziane c'è il cosiddetto fenomeno dell'immunosenescenza, cioè praticamente il potere immunitario diminuisce con l'età. L'isolamento in una paziente ospedalizzata giovane del virus A H3N2 è probabilmente il primo isolamento in Italia di un virus che caratterizzerà la stagione influenzale 2018-2019. Il fatto che ci sia un nuovo virus che l'anno scorso è stato isolato in poche situazioni può far presagire a una epidemia stagionale abbastanza sostenuta, perché quando cambiano le caratteristiche dei virus circolanti, ovviamente questo trova un substrato di persone meno immunizzate e quindi più suscettibili. Da qui la grande importanza della vaccinazione nelle categorie per i quali è consigliato, che sono gli anziani oltre i 65 anni, le donne gravi, nelle quali l'influenza può essere molto pericolosa, e i pazienti portatori di alcune malattie che sono elencate nelle circolari ministeriali, oltre ai bambini che frequentano comunità chiuse, molto piccole, dove è più facile il contagio. Molto importante è la vaccinazione per gli addetti ai servizi pubblici essenziali, in particolar modo per gli operatori sanitari, così come consigliata la vaccinazione anche per le donne in gravidanza. La vaccinazione è molto importante per i medici che lavorano in tutti i reparti dell'ospedale, al di là di qualche reparto un po' più raccomandato, però in tutti i reparti è raccomandata, perché ovviamente un sanitario, sia medico, infermiero, di comparto, che si è vaccinato, evita di trasmettere la malattia eventualmente a pazienti che sono ricoverati nei reparti dell'azienda ospedaliera universitaria e che possono, soprattutto nei casi di pazienti gravi, acuti o pazienti anziani fragili, contrarre il virus dell'influenza e avere delle conseguenze anche molto importanti. È chiaro che le azioni devono partire dal fatto che ognuno di noi, ogni operatore sanitario, deve essere convinto
che la vaccinazione è utile, anzi è indispensabile. Quindi non deve essere un obbligo, ma deve essere una convinzione. E questo secondo me è il punto fondamentale su cui noi dobbiamo lavorare tutti insieme. Gli altri aspetti sono quelli della comunicazione, dell'informazione. Quest'anno arriveremo a fare anche una proposta di offerta di vaccino andando all'interno dei reparti, dei nostri reparti dell'azienda ospedaliera universitaria, che ovviamente sono molti, e quindi cercare proprio di agevolare anche all'interno del proprio ambiente di lavoro la somministrazione del vaccino. Per le donne in gravidanza è consigliato il vaccino antinfluenzale per quelle che sono in questo periodo, nel secondo e nel terzo trimestre di gravidanza. È importante perché a causa delle situazioni particolari della gravidanza, delle modifiche anche fisiologiche che la gravidanza comporta, è più probabile che ci possano essere dei fattori concomitanti che determinano un peggioramento della situazione. Dallo scorso anno è stata anche iniziata l'offerta gratuita per la vaccinazione antipneumococcica per le persone di 65 anni e quest'anno continua questa offerta. L'azienda ha inviato al domicilio delle persone del 1953, che sono le persone che adesso hanno 65 anni, una lettera di invito a sottoporsi alla vaccinazione. La vaccinazione viene effettuata dai medici di medicina generale, può essere effettuata contemporaneamente alla vaccinazione antinfluenzale o anche in momenti separati, comunque anche contemporaneamente. Già dall'anno scorso, perché è inserita nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, viene offerta la vaccinazione contro il pneumococco. È una vaccinazione anche questa molto importante, non è una vaccinazione stagionale, si può effettuare in qualunque periodo dell'anno. Dicevo che è molto importante perché senza fare del terrorismo, però il pneumococco in alcuni casi può dare delle polmoniti o addirittura delle meningiti molto serie e molto gravi, soprattutto nei soggetti più a rischio. Sono vaccinabili anche gratuitamente i soggetti nati nel 1952, quelli che avrebbero dovuto effettuarla l'anno scorso e che non l'hanno effettuata. Sono vaccinabili gratuitamente, indipendentemente dall'età, tutti i soggetti a rischio, quindi la stragrande maggioranza di quei soggetti ai quali consigliamo anche la vaccinazione antinfluenzale.